La Regione Calabria continua a investire sull'area marina protetta di Capo Rizzuto. Sono stati infatti finanziati 4 progetti presentati da altrettante associazioni volti alla rimozione straordinaria dei rifiuti, al sostegno degli habitat e delle specie, alla realizzazione di strutture di ripopolamento e al sostegno del centro di recupero per le tartarughe marine, il tutto con un investimento di 300.000 euro. I progetti e la somma sono stati presentati nella sede crotonese dell'area marina. È un lavoro che abbiamo iniziato già da un anno a questa parte. Oggi ci stiamo occupando dell'area marina protetta e ci occuperemo anche degli altri SIC a mare, cioè è un lavoro coordinato che presenteremo anche la prossima settimana con un'ulteriore conferenza stampa, perché questa riguarda l'area marina protetta e il resto invece riguarderà tutto il territorio calabrese. C'è l'intento di rilanciare quest'area come elemento fondamentale del sistema delle aree protette calabresi. Abbiamo in programma e stiamo lavorando su un progetto di marketing territoriale che è destinato a cercare le sinergie possibili fra l'ambiente e l'archeologia. Giuseppe Laratta per l'ACNews 24.